io voglio sapere come si fa a giocare una partita del genere e vincerla? Come si fa a giocare una partita del genere e vincerla? Che poi era una partita inutile perché la Juve è già in Champions, perché non lotta più per lo scudetto, perché anche il Sassuolo non ha più obiettivi, quindi il risultato alla fine conta quel che conta. Ma come si fa a giocare una partita di guest e vincerla e raccogliere il massimo del bottino? Soltanto a uno come Allegri poteva capitare una cosa del genere. Veramente quell'uomo ha una fortuna sfacciata, sfacciata, perché le altre squadre, per esempio prendiamo la mia Inter, il Sassuolo è venuto a Milano, ci ha dato una lezione di calcio e giustamente ha vinto la partita. Stessa cosa dicasi per il Milan, il Sassuolo va a Milano, dà una lezione di calcio al Milan e vince la partita. Stasera il Sassuolo dà una lezione di calcio alla Juve, ma la Juve vince la partita. Veramente, ragazzi, è una cosa inverosimile, inspiegabile. Boh, ragazzi, scegliete voi l'aggettivo, ma la partita è semplice da giudicare. Cioè, non è che c'è da fare molte filosofie. La Juve vince la partita, l'ha condotta dall'inizio alla fine il Sassuolo. Poi il Sassuolo perde perché? Perché è il Sassuolo, perché non ha i fuoriclasse che sappiano finalizzare quell'enorme mole di gioco creata. L'unica finalizzazione è stata quella di Raspadori sull'azione del gol. E che azione, che calcio, che tocchi, tutto di prima. Veramente i miei più grandi complimenti a Dionisi. Il Sassuolo già giocava bene con De Zerbi, ma anche con Dionisi non è da meno. Veramente uno spettacolo per gli occhi, e queste prestazioni le fa soprattutto con le grandi squadre. È quella la cosa che ti lascia impressionato. Il Sassuolo non ha paura, e il più delle volte dal punto di vista del gioco, della prestazione, mette sotto le grandi squadre. Quindi veramente bravo, bravo Sassuolo, al di là del risultato che è piuttosto casuale, perché della Juve stasera, a parte il risultato, cosa c'è da segnalare? Il bel gol di Dybala, che per gli juventini è un giocatore finito, è un giocatore ormai che non vale niente. Intanto ti ha fatto un gol importante in un momento importante sul finire del primo tempo, dove vai negli spogliatoi con un morale un po' più risollevato, no? E a parte poi anche il gol che è stato di pregevole fattura, un bel sinistro sotto la traversa. Poi cosa possiamo salvare? Il gol di Ken, che è il gol della vittoria, le due occasioni di Morata, che sono state occasioni estemporanee, ma la partita, lo ricordiamo, l'ha condotta il Sassuolo dal primo minuto al 90° minuto. Quindi vittoria piuttosto casuale, e non penso di dire un'eresia, una bugia, una vittoria piuttosto casuale, ma pur sempre una vittoria che vale 3 punti. Una partita del genere, ripeto, la poteva vincere soltanto Max Allegri. Io ormai non resto più basito dal Sassuolo. Il Sassuolo ci ha abituato a questo tipo di prestazioni, però dicevo, a volte non vince, uno, perché non ha i campioni, due, perché ha dei difensori alquanto rivedibili. Sul secondo gol, quello di Ken, Kirikes lo marca veramente alla leggera, una marcatura molto leggera, cioè fa girare Ken, quello calcia in porta, tra l'altro anche lì fortuna che il pallone va giusto sotto le gambe di Consigli. Quindi diciamo, è chiaro che il Sassuolo deve ancora, ha ancora tanto da migliorare, però io penso che per una piazza come il Sassuolo, che è nona, decima in classifica e che comunque ti fa divertire, va più che bene. Penso che chiedere ancora di più a Dionisi sarebbe molto molto pretenzioso.
almeno secondo me, anche perché poi c'è da vedere quest'estate i giocatori quelli là più richiesti sul mercato, che fine faranno? I Frattesi, Scamacca, Raspadori, tutti questi gioiellini dove andranno? Io mi auguro che resteranno tutti nel campionato italiano. Chiaramente tutti l'Inter non può prenderli, ma se devo scegliere uno dei tre, a me fa impazzire Frattesi. Anche perché noi abbiamo bisogno di un centrocampista, perché a parte il centrocampo titolare, i panchinari fanno, non dico che fanno ridere perché sarei forse offensivo, ma c'è troppa differenza tra titolari e panchinari. Tra l'altro Vidal va via, che è scadenza contratto, Vesino va via, scadenza contratto, quindi chi resta? Gagliardini. Sensi che ritornerebbe dalla Sampdoria, quindi un altro centrocampista come prima riserva ti serve. E uno come Frattesi penso che faccia proprio al caso dell'Inter. Tra l'altro, un giocatore molto duttile, molto dinamico, che lo puoi far giocare sia al posto di Calhanoglu, ma anche al posto di Barella, perché è un giocatore sia che ti porta palla di inserimento, ma è anche un ottimo interditore. Quanti palloni recupera a centrocampo? A centrocampo, poi a 22 anni, giovanissimo, e veramente mi piace, un ottimo elemento questo Frattesi. Comunque, ragazzi miei, la Juve annovera questa vittoria che mette praticamente in cassaforte il quarto posto, anche se già lo era. Più che altro, adesso si accende la sfida, terzo posto, Juventus-Napoli, che la Juve si porta a meno uno dal Napoli, ma anche questa è una sfida che non vale niente, nel senso che arrivare terzo o quarto non cambia nulla, sempre in Champions vai, forse se fai il terzo posto prendi qualcosina di soldi in più, probabilmente sì, ecco, magari si giocherà per questo, ma a livello di premio vai sempre in Champions, quindi secondo, terzo e quarto non cambia perfettamente nulla, se non dal punto di vista delle casse societarie. Vabbè, amici miei, alla fine questa è stata la partita, migliori in campo, secondo me del Sassuolo tutti, a parte la difesa tutti, perché Traoré, Frattesi, Berardi, Raspadori, mi sono piaciuti tutti, forse un po' meno Scamacca, mi aspettavo una giocata vincente di Gianlucone, però non è arrivata. Ecco, magari deve essere più freddo negli ultimi 15-20 metri. Però, insomma, anche lui quest'anno ha fatto tanti gol, per cui ci può stare, può capitare che sei in una serata un po' opaca. Non è che abbia giocato male, però rispetto agli altri, rispetto ai suoi compagni, forse un filino meno bene. Per la Juve, migliore in campo, senz'altro Szczęsny, che ha fatto delle parate importanti, soprattutto nel primo tempo, quella su Scamacca, che è stato un mezzo miracolo. È stato sicuramente un mezzo miracolo. Quindi, ragazzi miei, un saluto a tutti, buonanotte a tutti. La Juve vince a Sassuolo 1-2 nei minuti finali. Guarda, Allegri, io ti darei il premio Fortuna, perché fortunati come te ne ho visti pochi, pochissimi, forse nessuno. Quindi complimenti a te. Un saluto a tutti, buonanotte.